Da asilo dismesso a piccola fabbrica del suono, con funzioni ricreative e attenzione ai risvolti occupazionali. La Casa della Cultura di Aquilonia è il progetto di riqualificazione architettonica del Piutti Studio. Noi oggi per arrivare ad Aquilonia abbiamo attraversato, partendo da Avellino, le montagne, poi abbiamo iniziato a scendere, abbiamo incontrato un bellissimo panorama collinare che è diventato sempre più particolare, abbiamo avuto la fortuna di apprezzare un fantastico cielo rosa e poi nel bel mezzo di un'atmosfera completamente rurale abbiamo trovato un edificio che ci ha ricordato, non so, Berlino. Sì, in realtà questo edificio si ispira esattamente a una lezione dell'architettura nordica che ho imparato studiando all'Università a Napoli ed incontrando, avendo la fortuna di incontrare alcuni professori interessanti, Gennaro Postiglione, Paolo Giardiello e Nicola Flora, con cui poi ho continuato anche le attività di studio, che mi hanno disvelato insomma i segreti del Nord Europa e l'architettura contemporanea che attingeva a piene mani dalla ruralità. Lì è scattato un innamoramento viscerale con questi architetti, con Sverre Fehn, Knut, Jelsen, Arne Korsmo, lo stesso Alvar Aalto, da cui ho capito che era possibile lavorare essendo contemporanei ma guardando, non girando le spalle al proprio retroterra, al background. Quindi la sensazione è corretta, siamo nel bel mezzo di una ruralità contemporanea, quindi questa è una traduzione, una lettura del nostro paesaggio agricolo, in particolare il riferimento iconografico ai fienili, agli essiccatoi che utilizzano queste asticelle di legno per proteggere il materiale contenuto all'interno, tabacco, paglia, e garantire una ventilazione controllata. Allora, se mi permetti, scaviamo un po' nel tuo passato. Tu sei di Aquilonia, però eri come tanti studente, insomma, altrove. Qual è il tuo percorso? Fuggo come tutti da questa piccola realtà che era troppo stretta nell'età dell'adolescenza. Mi sono sempre divertito qua, ho sempre trovato grandi occasioni del fare, diciamo, però insomma la crescita universitaria insomma mi spingeva come tutti ad andare lontano. In realtà è stato sempre un istinto che avevo fin dal liceo, insomma volevo frequentare il liceo artistico a Firenze, c'era questa visione rinascimentale dell'arte, quindi per me ovviamente il focus era andare là. Invece poi mi sono reso conto, analizzandomi in retrospettiva, che sono andato fuori, ma neanche tanto, insomma sono rimasto non come tanti miei colleghi che hanno scelto una strada più esterofila, sono rimasto nelle circostanze del mio paese, quindi sono rimasto a Napoli con grandissima felicità. Io dico sempre che ho fatto l'Erasmus a Napoli perché era come approdare in un altro mondo, in una Beirut, ma contemporaneamente in una città mitteleuropea. E quindi ho fatto una bellissima esperienza universitaria, ma soprattutto una bellissima esperienza di vita in una città che mi ha affascinato continuamente e ripetutamente, sia nella veste di studente di architettura, di provetto fotografo e poi insomma di professionista, perché in quella città poi ho continuato, oltre agli studi, a lavorare con gli stessi professori che mi hanno laureato e che quindi sono stati da guida sia nella fase di formazione che in quella professionale. Le frequentazioni poi di quel periodo, insomma, nell'ambiente napoletano, la continua frequenza con Franco Arminio, che spesso incontravo a Napoli, ma anche qua con attività sul territorio, ha fatto sì che in me nascesse un desiderio di ritorno, insomma lo stimolo fortissimo, devo riconoscerlo a lui, insomma
parlavamo spesso della rivoluzione delle montagne, della inversione di rotta, di trovarci nel momento giusto, al posto giusto, nel momento giusto, quando il mondo avrebbe cambiato direzione. La sollecitazione che mi ha fatto forte lui era quella di dismettere una rivoluzione al fine settimana e di cominciarla a fare come faceva lui, stando a Bisaccia e andando in giro per il mondo, in giro per l'Italia a raccontare queste aree. In realtà devo dargli grande atto e riconoscenza di questa mia presa di coscienza, che, di cui sono felice, non rinnego, perché è esattamente andata come volevo. Insomma, ho recuperato un mondo che altrimenti avrei probabilmente perso, insomma. E da dove sei partito poi quando sei arrivato qui? In realtà da niente, perché quasi non mi sapevo orientare. Il sistema di lavoro napoletano, della complessità, dell'interfaccia con grandi player come STS, Metro Campania, Metropolitana Milanese, non aveva nulla a che fare con il lavoro quasi artigianale di arti design che si poteva sviluppare sul territorio. Ci ho messo un anno per capire come muovermi all'interno di questo territorio, o meglio, recuperare in realtà una sapienza che era quella di mio padre, del rapporto costante con la clientela, con il territorio in generale, quindi con gli stakeholder, si chiama adesso, insomma, con i portatori di interesse, e quindi ad interpretare un ruolo diverso rispetto a quello della città in cui sei una rondella di un meccanismo più grande. Devo dire che l'incipit è nato proprio con l'incontro con un imprenditore che io considero illuminato del territorio, che è Luigi Di Cecca, che probabilmente in un mese come questo, novembre, di 5 anni fa mi chiede di disegnare un contenitore per il suo formaggio, quel formaggio tipico di qua, il caciocavallo. E Luigi si rivolge a quello che è il mio falegname, cioè Silvio Annunziata, che è anche l'autore della maggior parte del legno, delle realizzazioni di design e di manifattura in legno che vedete in Casa della Cultura, per la realizzazione di un contenitore per un formaggio tipico che è il caciocavallo. Alla fine riusciamo a soddisfare la sua richiesta in pochissimo tempo e progettiamo questo prêt-à-porter, che è una borsetta di legno curvabile che mutua l'esperienza della curvatura del legno dei nostri nonni, che curvavano queste saggine di legno per appendere le campane al collo delle vacche. Insomma, ci sembrava un design che raccontasse sia il processo di consumo, perché poi questo tagliere aperto diventa, questo borsetta aperta diventa un tagliere, ma racconta anche di un contesto e delle sapienze produttive di quel contesto. Questo è un episodio fortunato che mi illumina, insomma, dopo quell'anno di esilio che faccio nel mio paese, mi illumina e mi fa vedere una possibilità di interazione e seguo questo imprenditore, questo stimolo che mi ha proposto lui, e continuiamo con lui un'esperienza che ancora oggi dura, con la caciocavalleria, con il fienile e con altre attività di esternalizzazione della sua attività. Quindi in una terra che produce fondamentalmente cibo riesco ad inserire la mia professionalità, o meglio quella declinata del design o del design management, a servizio del territorio. Ed è stato il primo lampo di speranza che ho avuto rispetto all'attività di un architetto, di un designer in queste terre fragili, diciamo. Dalla tradizione all'innovazione è stato, diciamo, il design che ha unito l'intento rispetto a questa occasione che ti ha dato Di Cecca, e poi piano piano le cose sono andate avanti. Sì, sono andate meravigliosamente e anche incredibilmente avanti, nel senso che con Luigi Di Cecca abbiamo avviato un percorso che definisco di design management, in cui la nostra professionalità è totalmente a servizio dell'azienda, nel disegno non solo del prodotto di packaging necessario alla commercializzazione, ma proprio nel concept aziendale. Infatti con Luigi
Dopo l'esperienza del prêt-à-porter approdiamo a quella del punto vendita, cioè del negozio delle caciocavallerie. Il nostro lavoro è quello di codificare proprio brand o sottobrand aziendali e portarli a compimento con non solo le dotazioni infrastrutturali, quindi nella fattispecie dell'interior design del negozio, ma anche al naming dei formaggi o al disegno degli applicativi per il consumo del formaggio e anche alla configurazione di una sorta di ritualità. Per Luigi abbiamo elaborato assieme a lui questo concept del caciocavaliere, quindi abbiamo immaginato un decalogo sfruttando anche, diciamo, la percezione che si ha di queste terre, insomma, ulteriori di montagna in cui magari ci sono pastori e cowboy che pascolano le mucche alla transumanza. Insomma, abbiamo giocato un po' con questi, tra virgolette, stereotipi che non sono molto lontani dalla realtà, però ovviamente nei nostri giorni sono altro. Luigi è un imprenditore solido e che ha differenziato le attività della sua produzione lattiero-casearia in tantissime sotto investimenti. Con lui abbiamo proseguito con il Fienile, che è una Cheese Academy, un luogo in cui non si fa solamente l'affinamento dei formaggi, una bioarchitettura si definirebbe, quindi con materiali diciamo compatibili, alluminio oppure scarti della lavorazione della lana come cappotto, ma nel Fienile abbiamo codificato, insomma, una esperienza di utilizzo, di riutilizzo delle risorse presenti in situ, dalla vecchia masseria di Luigi che è diventata una batteria per produrre umidità, quindi una sezione muraria molto consistente, irrorata dall'acqua di sorgiva presente nei terreni circostanti, che fino a prima dell'intervento progettuale era un problema, adesso è diventata per lui una risorsa perché produce effettivamente un tasso di umidità sufficiente all'affinamento. In particolare l'abbiamo definita Cheese Academy perché ha sacrificato spazi alla produzione per spazi culturali del formaggio, seguendo, diciamo, le indicazioni progettuali dello studio, e quindi abbiamo configurato uno show cooking, uno spazio in cui è possibile degustare, parlare di formaggi, incontrare, diciamo, altre esperienze simili. Ed è il secondo anno che Mons, uno dei più grandi affinatori di formaggi, un affinatore francese, sceglie proprio il Fienile per impartire i suoi corsi in Italia di affinamento, e quindi quest'anno si ripeterà l'appuntamento con questo grande affinatore a marzo, e ci promette, insomma, racconterà delle cose interessanti. E come siamo arrivati alla realizzazione della Casa della Cultura? Qual è la storia di questo posto? La storia di questo posto nasce dalla necessità oggettiva di rifunzionalizzare uno stabile, questa era una vecchia scuola materna degli anni 70, rifunzionalizzare uno stabile che aveva problemi strutturali, aveva dei cedimenti in fondazione, aveva subito un incendio, era sostanzialmente un edificio deposito che veniva periodicamente aperto per attività occasionali, ma soprattutto riguardanti l'antincendio oppure, diciamo, attività non propriamente connesse alla destinazione d'uso dell'edificio. Proponiamo all'amministrazione un progetto di riqualificazione strutturale a valere sui POR 2007-13, credo. Questo progetto viene finanziato e, grazie anche alla disponibilità dei funzionari regionali e anche alla lungimiranza dei loro dirigenti, riusciamo a portare un progetto di messa in sicurezza e di efficientamento energetico allo stato che vedete. Per la realizzazione di questo edificio tu sei riuscito a coinvolgere soltanto artigiani del posto, proprio di Aquilonia? Non soltanto, in realtà sarebbe impossibile. Abbiamo però messo in piedi una strategia progettuale che passa attraverso il disegno, il total design, cioè il disegno complessivo di tutte le attrezzature che è possibile disegnare in questa struttura. Ovviamente rispetto alle poltroncine c'era poco da fare, però una serie di dotazioni presenti all'interno di questa struttura, dai pannelli di rivestimento interni a quelli esterni, ai tavoli, agli apparecchi illuminanti, agli stessi corpi illuminanti esterni,
a tutta la manifattura del legno e del ferro, delle piastrelle ovviamente, delle... Cioè in poche parole il legno è stato realizzato da un falegname di Aquilonia, sì, che è un... materiale in ferro da, da un fabbro di Aquilonia. Fondamentalmente queste sono le due voci con cui abbiamo potuto lavorare meglio, e questo fabbro assieme a ovviamente un gruppo di ingegneri che facevano parte del comparto elettrico hanno prodotto fisicamente dei corpi illuminanti, certificandoli, che abbiamo potuto installare all'interno della struttura, disegnati da noi e realizzati con materiali ovviamente acquistati sul mercato, realizzati però sul posto. Questa cosa ha implicato un coinvolgimento già nella fase di cantiere della comunità in questa struttura. E lo vediamo anche con l'arrivo dei premi e dalla candidatura alla Biennale di Venezia, che si genera una sorta di identificazione con questo luogo, quindi una nuova trasposizione, se vogliamo, dell'identità che parte dalla costruzione, come fosse una fabbrica medievale in cui le abilità del posto producono l'eccellenza e la qualità del manufatto che si sta costruendo. E questa mi sembra una cosa interessante per un territorio che ha la necessità di ritrovarsi soprattutto nelle abilità, nelle sapienze che si stanno dismettendo, e noi riteniamo, lo abbiamo esperito anche con un workshop che si è chiamato esattamente Traduzioni, che quelle abilità che si stanno perdendo possono essere, proprio grazie al design, riportate in contemporaneità, riportate in uso, tra virgolette, anche con una certa remunerazione. Lo stesso falegname che ha fatto Casa della Cultura ha già prodotto più di 10.000 prêt-à-porter che stanno andando nella rete di distribuzione di Italy all'estero, e quindi è un manufatto che nasce in un territorio nel raggio di 10 km e quindi dà profitto non solamente a me come progettista, ma all'impresa e all'azienda come produttrice, ma anche all'artigiano che assieme a noi tre, insomma, con grande sorpresa parteciperà, è stato selezionato questo progetto alla D-Design Week al Compasso d'Oro. Quindi noi siamo nell'indice, con questo prodotto siamo nell'indice del miglior design del 2021 nella sezione del food, e concorreremo con questo progetto assolutamente locale al massimo premio del design nazionale, che è il Compasso d'Oro. A noi basta già essere stati selezionati ed è un grandissimo risultato, però è chiaro che c'è una spinta in più rispetto a queste dinamiche quando il riconoscimento avviene anche da terze persone. Al di là del soddisfacimento personale, fa sempre bene avere un riconoscimento oggettivo, insomma. Qualche settimana fa Vinicio Capostela è venuto al Conservatorio di Avellino, al Cimarosa, a presentare Eclissica, il suo libro, e ha citato sul palco, parlando dei luoghi della musica dell'Irpinia, ha citato questo posto chiamandolo la Casa della Musica di Aquilonia. Perché l'ha chiamata così? Credo perché la sala in cui ci troviamo ha un'acustica quasi perfetta. Non lo dico io, lo dice la direttrice di un ensemble francese che quest'estate, ad agosto, ha prenotato questa struttura per registrare il disco dell'IRCAM francese, l'Istituto di Cultura Musicale francese, e hanno spostato una produzione musicale che doveva tenersi a Bari, tra l'altro con professori del Cimarosa e quelli invece del Conservatorio Barese, l'ha spostata qua ad Aquilonia. Grazie ad uno dei professori del Conservatorio di Avellino che già aveva suonato in questa struttura in un festival che abbiamo organizzato qualche anno fa. In realtà questa sala, per diciamo anche esiguità del finanziamento, è stata configurata di modo che l'acustica soddisfacesse la performance dal vivo. Inizialmente non avevamo, diciamo, nel budget nessuna dotazione strumentale per poter amplificare il suono, e quindi abbiamo optato per una configurazione, ovviamente interpellando dei consulenti di acustica, abbiamo lavorato su una configurazione che potesse rendere giustizia alla espressione acustica musicale del canto e del suono senza amplificazioni. Infatti l'ensemble acustica
che è venuta, francese, che è venuta a suonare qui ad Aquilone quest'estate, era un quartetto, era musica da camera con solisti vocali. La direttrice Nicole Corti è rimasta entusiasta della configurazione della performance acustica, e non solo lei, ma anche i tecnici del suono che qui per registrare hanno dovuto installare semplicemente un paio di microfoni per la ripresa panoramica. Quindi con una grande agilità e con una grande, diciamo, versatilità, questa sala è una probabilmente delle sale acustiche meglio configurate, almeno in Alto Irpinia. Adesso non sono un musicista, però i feedback che arrivano sia dal Conservatorio di Bari che da quello di Avellino, con il quale stiamo collaborando. Il prossimo 8 dicembre ci sarà un ulteriore altro concerto qui alla Casa della Cultura, mi dicono essere un'esperienza sonora interessante, quasi di eccellenza del panorama, diciamo, musicale, dell'offerta acustica musicale del territorio. E anzi, questa possibilità, questa caratteristica apre a nuove configurazioni probabilmente per il lavoro nelle aree interne. Se c'è una casa della musica, come la definisce Vinicio, correttamente, e la disponibilità è di un'amministrazione pubblica, probabilmente ci sarà anche la possibilità di implementare questo finanziamento con finanziamenti di gestione, offrendo pacchetti rivolti agli operatori musicali che possano essere di qualità superiore, agevolare il lavoro di chi deve incidere, di chi deve provare, di chi deve produrre cultura musicale in Alta Irpinia. E mi fa molto piacere che nasca in queste terre, dove la tradizione della musica folcloristica è forte, dove la tradizione della serenata. E lui ha mai fatto qualcosa qui? Lui non ha mai suonato qui, voleva però avviare, in realtà c'è stata una grande sua disponibilità ad acquisire questa struttura come sua sala prove. Ovviamente ritorneremo con questa proposta all'amministrazione, perché Vinicio è un patrimonio non solo a livello nazionale, ma soprattutto per le nostre comunità. Quindi direi che questa struttura deve essere a servizio di artisti così importanti, come deve essere a servizio del Conservatorio di Avellino per far fare esperienza ai suoi studenti e ai conservatori e agli studenti del territorio. Nasce una piccola attività imprenditoriale attorno a questa piccola stagione musicale che abbiamo attivato, che è quella di due ragazzi, uno di Aquilone e l'altra di Calitri, che si sono cimentati nell'assistenza alla produzione di questi spettacoli, avendo già fatto con lo Sponsfest un'esperienza simile. Hanno deciso di mettersi in proprio e di seguire questa compagnia ed altre nello specifico nella produzione di prodotti musicali. Quindi abbiamo una nuova SRL, una nuova partita IVA ad Aquilonia che miracolosamente, incredibilmente lavora a produzioni musicali e che sta girando tra Bari, Napoli e l'Italia a fare esperienze e a proporre la propria professionalità acquisita sul territorio. E questo è un grande risultato sia per lo Sponsfest che li ha cresciuti, che per il piccolo festival che facciamo qua, che si chiama Carbonaria, di musica da camera, e siamo davvero contenti che questa struttura abbia visto nascere queste due possibilità. Ovviamente il potenziale di questa struttura è ancora inespresso, però ovviamente stiamo lavorando dopo la pandemia a migliorare, a incentivare anche col supporto dell'amministrazione l'utilizzo di questa struttura. Quindi sei contento di essere tornato qui? Sono contentissimo di essere tornato qui e incredibilmente, insomma, non c'è una ricetta, però la percezione che abbiamo, e abbiamo difficoltà a trovare collaboratori nel nostro studio, la percezione che abbiamo è quella di una, se si lavora bene ovviamente, se si lavora in qualità, è quella di una grande possibilità di espressione sul territorio. Ovviamente bisogna cambiare gli approcci, modificare, diciamo, le aspettative di vita. Siamo in un'area interna molto fragile, con dei livelli di offerta culturale diciamo esigui, però insomma abbiamo la possibilità di costruire, di colmare un differenziale enorme
tra questi luoghi e quelli invece che hanno già tutto. E la sfida di un architetto è esattamente questa, di riempire il vuoto con segni di bellezza o con ritmi diversi, o avere una possibilità di raccontare la contemporaneità stando anche su quella che definiamo tutti l'osso dell'Italia, ma è chiaramente la pancia dell'Italia e forse anche la coscienza dell'Italia, che ultimamente è un po' sporca, però insomma, proveremo a portarla, diciamo, meglio in luce.